Het vrouw Trigger Mary Flight. Ja, Fräulein Ferry. Sì? Ciao, tutto bene? Come sempre, è successo qualcosa? No, nulla di particolare. Non ti sei fatta più sentire, mi chiedevo quando saresti tornata. Appena avrò finito di fare quello che devo fare. Perché me lo dici così, Maria? Non ti sto controllando. No, dopo tutto quello che hai fatto per il regalo di tuo padre, durerà il contrario. No, è che... Ecco... Con tutto il lavoro che abbiamo da fare qui alla Pergamo, non pensavo che ti saresti trattenuta così tanto lontana da me. Amica, dove pensi che io sia? Dove mi hai detto? In Svizzera da tuo padre. Ecco, lo vedi che non ti fidi? Sì, mi fidi. Senti, se tu sapessi tutte le cose che ho da fare mi capiresti. Comunque, se ti può far stare più tranquilla. Appena saprò la mia data di rientro ti chiamerò, d'accordo? No. No, lascia aperta. Tanto mi trovi qui. Bene. Passa una buona giornata, amica. Anche tu. Ciao. Dai, ti vado a fare due passi. Mi dispiace. Abbiamo tentato di rianimarla, ma il cuore ha smesso di battere. Non lo sapevo. Ancora qualche istante, e l'infermiera vi farà entrare in camera. Ah sì, certamente. Sì. Irma, cosa fa? Le avevo detto che non volevo essere disturbata. Dottore, mi scusi, si tratta della signora Kruger. Ecco, non gli dite le stesse cose. Si faccia negare, dica che sono partito per un viaggio di lavoro, non sa quando tornerò, eccetera. Ah sì? E dove sei andato? Così magari vengo a cercarti lì. Mi dispiace, dottore. La ritengo risolta. Devo lasciarla. Mi scusi, dottore, ho cercato di dire alla signora che l'ha segnata. Va bene, tanto io e la signora Kruger ci saremmo dovuti incontrare prima che ho sbagliato. Allora, se non ha bisogno di me. Vada pure. Allora, come ti permetti di farti negare? Ti credi spiritoso? O forse pensi di poter disporre delle persone come ti pare e piace? Ho avuto tanto lavoro da fare. Che menzogna. Questa è un'altra delle tue tattiche, questa è la verità. Beh, a giudicare dei risultati, queste tattiche continuano a funzionare. Sei disgustoso, Ettore. Non sarei mica venuto a Torino solo per dirti. No. Infatti no. Volevo dirti che se vuoi continuare a seguirmi per essere grave, perché non ci sono un po' meno ingombranti, puoi dire. Sai qual è la differenza tra me? Io non ho nessuna difficoltà a dirti quello che provo per te. Ma non ho nessuna difficoltà a dirti che ti penso.
vorrei stare con te in ogni istante, in ogni momento. Tu invece continui a prenderti in giro, tesoro. Perché ammettilo, Marina, tu sei venuto a Torino solo per vedere. Francesca! Mamma! Tesoro! È morta. Eravamo tutti qui. Con lei. Ci ha guardati uno per uno. Ci ha salutati, mamma. Ascolta, mi arrivo subito. Ho detto a Gabriele di passarti a prendere. Va bene, come vuoi tu. Francesca, non ti devi... Non ti devi preoccupare, devi stare tranquilla. E devi stare vicino a papà perché ha molto bisogno di te. Va bene. Dai, fa, al volo. Dai, Fabio, siediti qui. Senti, che ne diresti di andare a prenderti un gelato? Sì. E poi lo sai tutto quanto. Ci manca un'antenna che hai visto l'altro giorno. Quella dove c'è il museo del cinema? Esatto, l'amore all'uomo. Senti, che facciamo? Prima visitiamo il museo, che è bellissimo. E poi ti porto in cima, in cima, in cima con l'ascensore fino a 85 metri d'altezza. Sì. Fabio, non sei ancora pronto. Ma che cosa state facendo? Niente, facevamo dei programmi. Vado a prendere la mappa. Ti ho promesso che uno di questi giorni lo porta in cima all'amore. Giuliano, non legarti troppo a lui, noi fra poco ce ne andremo. Lo so. E allora parla col tuo amico commissario, chiedimi se il magistrato può venirci incontro lasciandoci andare a casa. Io in cambio gli offro tutta la mia massima disponibilità anche dall'America. Lo farò. Ma prima vorrei trascorrere qualche giorno con Fabio. Ne ho bisogno anche per fare chiarezza dentro di me. Giuliano, ne abbiamo già parlato. Tu non sai come mi sento ogni volta che mi guarda, ogni volta che gli rivolgo la parola. Non insista. Un giorno capirai che è meglio così. Pronto? Ah, è lei, professore. Sì, ci sono delle novità. L'avvocato non vuole che partano. E poi è venuto fuori un peccato di gioventù della bella dottoressa.